RTL 102.5 News. 6 minuti dopo le 13, RTL 102.5 News con voi fino alle 15 di questo pomeriggio. Trends and Celebrities, in diretta da Milano Simone Palmieri, in diretta da Roma Giulia Becker e Francesco Fredella, in collegamento Zoom e quindi anche al 737 di Sky in radiovisione, Marco Cignoli, cantautore e presentatore. Ciao, benvenuto Marco. Buongiorno a tutti, ciao Simone, buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, partiamo ciao, da ciao. Qui, cantautore e presentatore, due cose diverse ma che forse vanno anche di pari passo. Qual è il tuo background? Ma in realtà ci sono nato, cioè da bambino cosa facevo? Mi presentavo da solo e poi cantavo. Quindi fondamentalmente è sempre stato così. Il background è quello di un appassionato di musica e di comunicazione e di intrattenimento che ha trovato in questa roba qua una valvola di sfogo, un'alternativa alla vita reale. Quindi il mio background è quello. Poi ci sono state anche delle esperienze concrete, per fortuna. No, scusa, io voglio capire, tu da bambino facevi un po' sia Pippo Baudo sia il cantante, facevi questo? Facevo tutto da solo, cioè in autonomia risparmio totale. Questa guarda, è stata la mia infanzia. Se ti può così essere d'aiuto, io facevo lo stesso. Gli altri giocavano a calcio, io facevo il giornalista dietro il tavolo, facevo finta di presentare il telegiornale, quindi vedi com'ero anch'io. Vedi, al telegiornale, no? Io ero più sull'intrattenimento, tu eri molto più serio. Io ero serio, sì. Sono andato via di casa a 3 anni, quindi immagino. Sì, che poi Marco, cioè tu segui anche per esempio lo sport come videomaker, corretto? Corretto? Sì, mi capita. Sono qualche anno che con un'agenzia di comunicazione che ho creato io, insomma, qualche anno fa, praticamente andiamo a documentare quello che è il campionato di Serie B di basket attraverso la squadra della mia provincia che è il Pavia, e quindi sì, capita anche quello. Tra l'altro quest'anno molto fortunato perché i palazzetti chiusi, io ero dentro a riprendere, quindi mi godevo le partite dal vivo. Hai superato anche il regime dei minimi. Vedo Giulia Becker un po' così, che Giulia sei spaventata da tutto questo? Io sto studiando l'ambiente, sto guardando, capisco. A prescindere dal regime dei minimi, in realtà ci potremmo collegare, cioè in questo anno e mezzo portare avanti la tua professione, quindi cantautore, presentatore, videomaker, quanto è stato difficile? Ma in realtà è stato un anno complicatissimo, perché dal ritrovarmi con 6 giorni fortunatamente su 7 di impegni di lavoro, di spettacoli, di cose, c'è stato veramente un cambiamento epocale. E quindi mi ricordo che le prime 2 settimane ero spaesato, perché dicevo ok, che faccio adesso? Perché il mio settore, il nostro settore fondamentalmente è stato uno dei primi a fermarsi e tra l'altro è uno degli ultimi a riprendere. Poi a un certo punto, dopo 2 settimane, ho detto sai che c'è? Visto che dovevo uscire un singolo in quel periodo, un mio singolo, ho detto adesso, visto che il videoclip non si può fare perché c'è il Covid, me lo faccio da solo, me lo faccio in casa. Bravo, autoprodotto. Ancora una volta, bravo. Autoprodotto, sì. E quindi ancora una volta, grazie alla creatività, ho ritrovato lo stimolo per riprendere in mano la situazione. Però detto questo, è stato veramente complicato. Senti, prima di parlare di Cercala la notte, no? Il tuo nuovo singolo, che è anche difficile da dire, lo avete fatto apposto, Cercala la notte. L'ho intitolato ho pensato a te. Grazie. Quanto è stato difficile e allo stesso tempo quanto è stato importante secondo te in questo anno e mezzo sapersi reinventare? Cioè tu hai scoperto tue nuove passioni e tuoi nuovi talenti? Guarda, diciamo che io ho concretizzato certe cose, cioè mi sono reso conto dell'importanza che la creatività ha avuto nella mia vita e quanto poteva ancora darmi, cosa che non potevo assolutamente immaginare, perché poi quando la fai di lavoro spesso a volte diventa routine, magari perdi un po' di stimoli, eccetera, eccetera. Invece il Covid a me è servito tanto, prima di tutto per capire cosa mi appassiona di più e cosa di meno, cosa mi emoziona di più e cosa di meno, e poi allo stesso tempo per rendermi conto che davvero è essenziale. Cioè, non potrei vivere senza, ma poi mi viene spontaneo, quindi è così. Cioè, era una riflessione che Giulia Becker, e che comunque vedi tanti ragazzi poi hanno iniziato un nuovo corso, esatto, durante la fase terribile che abbiamo vissuto. Effettivamente, soprattutto sarei curiosa anche di sapere magari dopo da te come hai fatto a mantenere la creatività diciamo allenata, perché anche in un momento di fermo tra 4 mura riuscire un po' a rimanere comunque pieni di idee credo sia una cosa quasi impossibile per i più. Molto difficile, però probabilmente lui ha sognato, non ha diciamo
ha lasciato i suoi sogni liberi ed è riuscito comunque a volare. Tra poco ce lo racconterai, visto che abbiamo ancora un blocco da passare insieme. Simone? Sì, rimani con noi, Marco Cignoli, ancora per qualche minuto insieme parleremo appunto della tua nuova canzone che si chiama Circala la notte. L'ho detto bene un'altra volta. Al 378-304-1025 i vostri messaggi, se avete voglia, sms, whatsapp, note vocali o il bot di Telegram. Trends and Celebrities con voi fino alle 15 su RTL 102.5 News. RTL 102.5 News. Le 13.17, RTL 102.5 News, Trends and Celebrities con voi fino alle 3 di questo pomeriggio. Simone Palmieri, Francesco Fradella, Giulia Becker in collegamento Zoom anche al 737 di Sky in radiovisione. Marco Cignoli, cantautore e presentatore. Il tuo nuovo singolo uscito qualche giorno fa si chiama Cercala la notte. Da dove è nato? Ma guarda, in realtà nasce dalla voglia di fare un omaggio ai figli della notte, a chi ama vivere la notte, però è in realtà anche un significato metaforico, cioè l'invito a scavare dentro di noi per cercare le parti, diciamo, più notturne, no? della nostra anima, della nostra personalità, che poi alla fine sono anche le più autentiche. Quindi è un invito a quello, al coraggio di essere se stessi, di cercare quelle parti che magari se non le abbracciamo, se non le accogliamo, possono anche farci stare male. In realtà nel momento in cui scegliamo di abbracciarle, forse la nostra vita può migliorare notevolmente, il nostro benessere fisico, psicologico anche. Beh, ma non è un lavoro facile riuscire a essere se stessi, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, è un percorso lunghissimo, probabilmente senza fine, non c'è un traguardo. Non c'è un traguardo, però credo che anche attraverso il video di Cercala la notte che ha diretto Fabio Cotichelli, che trovate su YouTube, l'abbiamo raccontato attraverso anche il coraggio della comunità LGBTQ+, tra l'altro questo è il mese del Pride e quindi si celebra anche quel tipo di coraggio, è una community che ha sempre combattuto per essere se stessa e quindi ho voluto omaggiare il mondo drag, il mondo queer attraverso questo video. Tra l'altro fammi ringraziare anche di cuore Daniele, sai bene, Francesco, sai bene, tutti i Cygul Studios di Milano che hanno prodotto il pezzo. Stiamo facendo un lavoro bellissimo per questo singolo e anche per altre cose. Quindi, che verranno. Scusa, c'è dietro questo singolo anche una mission sociale, mi sembra di capire, molto importante, perché la musica è il veicolo adatto anche per far passare e far, insomma, arrivare messaggi importanti alla gente, soprattutto ai giovani. Assolutamente, guarda, in realtà nasce tutto spontaneamente perché poi è la mia vita, è quello che ho vissuto anche nei futuri singoli che usciranno, che presenteranno il disco. Poi ci sono delle tematiche anche sociali e non solo sociali, però l'idea di far uscire una canzone, di poter poi parlare anche di qualcosa, di poter condividere con gli altri dei pensieri, delle sensazioni su qualcosa di importante, dal mio punto di vista è fondamentale, cioè un'opportunità. Giulia. Assolutamente, infatti è molto bello anche il richiamo, diciamo, hai fatto un discorso sulla notte, no? Sul momento della notte, forse anche il momento in cui noi siamo più con noi stessi e quindi capisco bene il discorso di, insomma, anche positivo che tu vuoi trasmettere attraverso la tua canzone. Beh, assolutamente. Sì, mi sembra veramente un pezzo che avrà successo e credo che il messaggio sociale poi sia molto importante, Simone, sì. Quindi noi dobbiamo anche diventare lo strumento adatto per far arrivare questo messaggio. E lo abbiamo fatto oggi, quindi secondo me è stata una bella cosa poterne parlare con te. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi quando uscirà nuovi lavori sarai di nuovo nostro ospite e lo presenterai di sicuro su RTL 102.5 News. Grazie Marco. Volentierissimo. Un abbraccio. Un bacio, buon ciao lavoro. Ciao Marco, rimanete con noi, ciao. Torniamo tra poco. La porta di RTL 102.5 Play è aperta.